tutto questo fianco che tu vedi uguale agli altri lati, in realtà nasconde l'antica chiesa di San Francesco, che è stata nel periodo napoleonico suddivisa in due piani, un orizzontamento a volte. Quindi adesso noi andiamo a vedere sotto. E arriva fino laggiù in fondo, per una moltiplicazione di volumi anche delle due navate. Vedi, le volte hanno scarnificato i pilastri originali. Allora, ci troviamo sostanzialmente nella navata centrale della chiesa. Queste sono le volte napoleoniche, siamo nella zona absidale. Potete vedere in questo modo qual è la chiesa dell'edificio. Queste sono tramezze che sono state issate nel periodo napoleonico, nel periodo successivo, che non permettono di vedere direttamente le due navate laterali. Ma quello che è importante oggi comprendere è come possono essere realizzati spazi espositivi di notevole, come dire, elasticità, perché se invece di avere delle pareti in mattoni comincio a avere viceversa delle pareti mobili in cartongesso, io posso realizzare qualsiasi tipo di percorso finalizzato a determinata esposizione. Vi faccio vedere come in realtà siano superstiti ancora alcuni elementi del periodo trecentesco della chiesa. Qui c'è un altro sondaggio sui pilastri, questo che è la base del campanile, realizzato col contributo della famiglia Boi di Trotti, che ha lasciato anche una parte di decorazione ad affresco. In una parte lassù in alto vedete che c'è la data 1328. Qui, come potete vedere, le volte militari hanno scompassato tutto. Là addirittura c'è un capitello con uno stemma di famiglia. Il primo piano è la parte meno alterata dagli interventi ottocenteschi. Allora, tu adesso vedi un ambiente recuperando invece. Le foto dicono, ma quando ci entri rimane così. Bene, qui ci troviamo nella parte superiore, quindi stiamo camminando su quelle volte napoleoniche che abbiamo visto prima. Siamo nella parte alta della chiesa, dove sono state già recuperate le decorazioni pittoriche originali trecentesche. Le chiese francescane non nascevano, diciamo, con un concetto purista, tutto giocato sul mattone a vista e la pietra, ma erano già interessati fin dall'origine, dalla costruzione, da una campagna decorativa che riguardava le volte. Dietro queste pareti, ci ricordate che è un bellissimo posto per un ascensore. Qui guardate la ricchezza cromatica di questi ventagli che caratterizzano la rosa centrale delle volte e la chiave di volta con l'agnello mistico. Questo storicamente importante perché rappresenta il Giglio di Francia. Pare che alla costruzione di questa chiesa, o almeno parte, abbia concorso i Dangeot. No, stiamo recuperando una memoria sostanzialmente molto antica. Chiesa francescana, la rarità perché non ce n'è più. È rimasta questa di Alessandria e quella di Cassine. Le altre sono tutte demolite. C'era San Francesco Valenza, demolita. San Francesco Casale Monferrato, demolita. Sono le uniche due superstiti. Questa è la volta della cappella di fondo della navata di destra. Una pittura più tarda rispetto a quella della base del campanile, ma di grande fascino. Quindi Alessandria ha la sua storia medievale, ce l'ha ancora i suoi monumenti, il problema è semplicemente metterla a disposizione della gente e farla conoscere. Gli 850 anni secondo me dovrebbero servire per questo. E l'amministrazione fece restaurare dagli anni 99. Sulle date potrei sbagliare qualche anno, però siamo lì. Questo è di proprietà del comune dal 1983.
Poi ovviamente ci sono altre due ali, ma ci vorrei portare dentro un ufficio informazione turistica e poi alla base anche delle attività di carattere commerciale, non il supermercato, commerciale, librerie, ristorante, guarda che bel terrazzo per fare un ristorante, che diventa una piazza sostanzialmente, mi piacerebbe addirittura coprirla come è stata coperta quella della fondazione, renderla una piazza coperta, spazi commerciali, ristoranti, il polo museale. Adesso ci troviamo in uno dei vani che tempo fa costituivano la sede della Società di Storia, Arte e Archeologia, che era adiacente alle sale espositive qui all'ospedale militare, che erano giocate su due piani, pian terreno e interrato. Quest'area fu data poi intorno agli anni 2001-2002, ceduta all'università per realizzare aule e biblioteca universitaria, che l'università ha fatto i sondaggi per capire se era possibile realizzare questo intervento e dopodiché hanno capito che la struttura non era idonea per quel tipo di destinazione d'uso e purtroppo le cose sono rimaste come le vedete, uno stato d'abbandono totale. Qui è completamente buio. Avevamo tutto il condizionamento dell'aria per le sale espositive, non avremmo mai potuto ospitare oggetti che venivano dalla Biblioteca Nazionale di Parigi o altro, se non ci fossero stati tutti gli adeguamenti di sicurezza, di allarme e di trattamento dell'aria e dell'umidità. Questa era la zona espositiva. Vedete questa bella terra, tutti gli scali erano spaccati. Era bellissimo. Qui abbiamo fatto grandi mostre, collezionismo alessandrino, arte moderna, Morando, le stanze di Artù. Tra l'altro notate che sono ambienti sani nonostante tutto. Questo è l'interrato e poi ci sono le piante. Oggi il discorso sarebbe quello di riprendere, ovviamente con l'università, un percorso atto a far sì che questa zona non sia utilizzata aule e biblioteca che hanno dei pesi enormi, ma come residenza universitaria, in quanto riteniamo che le strutture possono essere perfettamente in grado di poter essere utilizzate con questa destinazione d'uso. Università non solo un dormitorio, come qualcuno l'ha chiamato, cioè un dormitorio non ha senso, ma un'area vissuta dagli studenti dell'università da una parte e dall'altra ala che abbiamo visto prima, un polo culturale di livello, secondo me può essere una scossa nei confronti della città di Alessandria, della nostra città, perché ci troviamo in un'area centrale collegata ai principali percorsi di carattere commerciale. I suoi originari mattoni sono proprio questa zona, non so se li vedi, quelli più grossi sopra la porticina. Ecco, lì è una zona buona, si dice in gergo. Continua là sopra e poi qui è stata rivisitata, rifasciata, vabbè, ci sta.